Ciao, vediamo insieme come realizzare un logo perfettamente proporzionato partendo dalla sezione aurea o altrimenti detta dalla Golden Ratio. Vediamo subito come. La prima cosa da stabilire è come viene generato lo schema della sezione aurea. Tutto parte da una serie numerica che è stata scoperta da Fibonacci e può essere sintetizzata come la somma degli ultimi due numeri all'interno di una sequenza infinita di numeri. Partiamo da 0, 1, quindi la somma 1, 1 più l'ultimo numero 1 fa 2 e qui di seguito 2 più 1, 3, 3 più 2, cioè l'ultimo numero 5 e di nuovo 5 più l'ultimo numero 3 dà 8. 8 più l'ultimo numero 5 dà 13 e così via all'infinito. 13 più 8 21, 21 più 13 34, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno di questa sequenza numerica esiste quel numero definito come il numero della proporzione divina che fondamentalmente è il focus, il fulcro da cui vengono generati i nostri schemi ed è la sintesi geometrica della progettazione in logo design per quanto riguarda la tecnica della sezione aurea. Il numero in questione, che è definito dal rapporto tra questi numeri, è 1,618. Ma andiamo a vedere esattamente come viene generato questo numero, in modo da poter poi spiegare quello che vedremo tra pochissimo, e cioè come andremo a generare la sezione aurea, lo schema, all'interno del quale disegnare e progettare i nostri loghi con una proporzione perfetta. Immaginiamo di avere un riquadro più grande, un riquadro più piccolo. Il riquadro più grande lo chiameremo A, il riquadro più piccolo lo chiameremo B. La somma di questi due riquadri, chiaramente, è il riquadro totale che vediamo sopra, A più B. Ora, il rapporto tra A e B, cioè tra il primo riquadro e il secondo riquadro, può essere definito come la somma tra il primo riquadro A più il secondo riquadro B, il risultato diviso per A. Quindi il valore di A più il valore di B e la risultante divisa a sua volta per il valore di A. Questo ci fa ottenere il rapporto di cui abbiamo parlato prima, cioè il numero della proporzione divina, 1,618. Ma facciamo un esempio pratico, partendo dalla sequenza numerica che abbiamo visto poco fa. Prendiamo alcuni numeri che abbiamo ottenuto dalla sequenza di Fibonacci, per esempio il 21, 13, e la somma di 21 e 13 ci dà appunto 34. Ora, associamo al riquadro A il valore di 21, associamo al riquadro B il valore di 13 e andiamo a eseguire la nostra operazione, quella che ci permette di ottenere il valore della proporzione divina, 1,618. 18. Ecco come il rapporto tra A e B può essere spiegato come la somma del valore A 21 più il valore B 13, la risultante è 34 che divisa per A, cioè 21, ci restituisce questo risultato che noi approssimativamente andremo a definire come 1,618. Ed è proprio su questo valore e sui valori indicati dalla sequenza che andiamo a costruire il nostro schema di sezione aurea. Tutto parte chiaramente da un quadrato proporzionato, quindi andiamo a selezionare lo strumento rettangolo e con il tasto Shift, magari diamo solo un colore di traccia, andiamo a disegnare il nostro quadrato proporzionale, dopodiché lo andiamo a duplicare e lo andiamo a mettere esattamente sopra, sul lato superiore coincidente. Dopodiché, sempre con lo strumento rettangolo, ci spostiamo sul punto di ancoraggio in basso e andiamo a disegnare il quadrato proporzionato corrispondente alla somma tra i due quadrati. Possiamo quindi dire che il primo quadrato e il secondo quadrato hanno valore 1, il terzo quadrato ha valore 2, che vale appunto alla somma in larghezza e in altezza dei primi due quadrati. Sempre con lo strumento rettangolo proporzionale andiamo a disegnare il quadrato che è la risultante tra il valore 2 e il valore 1. Questo avrà come valore appunto 3. Andiamo adesso a disegnare invece il quadrato risultante della somma tra il valore 3 e il valore 2. Avremo quindi il quadrato proporzionato con valore 5. Ed eccolo qua. Questo è lo schema primordiale della nostra sezione aurea. Ora andiamo a vedere come poter definire visivamente la sezione aurea all'interno di questo schema, perché è all'interno di questo schema che noi progettiamo e verifichiamo la proporzione dei nostri loghi, ma non solo dei nostri loghi, anche dei nostri layout, per esempio all'interno di una presentazione. Selezioniamo lo strumento arco, ci spostiamo nella parte bassa del quadrato più grande e andiamo a tracciare un arco che va da questo punto al punto più in alto. Facciamo la stessa cosa anche per quanto riguarda il secondo quadrato e poi via via scendere verso i quadrati più piccoli. Questa linea sinusoidale ad arco ci permette di verificare l'allineamento e l'orientamento di tutti gli elementi all'interno della sezione aurea. Ma chiaramente non finisce qui, perché andiamo a selezionare lo strumento ellisse, ci spostiamo sull'angolo più alto del quadrato più grande e sempre con il tasto Shift andiamo a disegnare un cerchio che sia perfettamente coincidente con i quattro punti centrali di ogni lato. La stessa cosa andiamo a fare anche per quanto riguarda gli altri quadrati più piccole via via scendere.
Questi sono cerchi perfettamente proporzionati che possiamo utilizzare per andare a definire una forma, trasformarla nel nostro pittogramma o comunque nel pittogramma del nostro logo. E abbiamo la garanzia di ottenere una forma finale proporzionata grazie appunto a questi cerchi che sono il frutto delle proporzioni di ogni quadrato disegnato appunto secondo il rapporto di 1,618 che ci garantisce una proporzione assolutamente perfetta. Quello che stiamo vedendo è una tecnica di logo design che possiamo utilizzare, ma chiaramente non è l'unica da poter utilizzare. Vediamo ora uno dei loghi più famosi realizzato con la tecnica della sezione aurea, il logo di Twitter. Possiamo momentaneamente andare a togliere la spirale per renderci conto delle proporzioni già direttamente dai cerchi che utilizzeremo per definire le varie forme, portando ad esempio il cerchio già lungo la curvatura più larga e più grande del logo, in modo da vedere già la sua proporzione, avere un'idea appunto della proporzione precisa con la quale è stato costruito. Andiamo adesso a disegnare questo logo e a ricavarlo partendo dalla fine, quindi partendo dalla forma già finalizzata, in modo da vedere proprio come agisce la proporzione su una forma. Andiamo a selezionare il cerchio più grande, dopodiché lo andiamo a duplicare con Alt e clic del mouse e lo andiamo a posizionare proprio qui lungo la curvatura più grande. Poi andiamo a selezionare gli altri cerchi, chiaramente lì dove c'è necessità dovremo andare a ridimensionare ulteriormente per ottenere poi la forma proprio precisa, per esempio in questo caso della testa, e quindi Shift più clic del mouse per ottenere la proporzione corretta. Ora che tutte le forme sono perfettamente coincidenti tra di loro, non ci sono angoli scoperti e tutte le forme fondamentalmente si intersecano bene tra di loro, facciamo magari uno zoom per vedere se ci sono delle piccole correzioni da fare per allineare bene e meglio i cerchi sulla forma, da ottenere proprio una sovrapposizione precisa, dopodiché vado a bloccare la forma in modo da potermi muovere con libertà, vado a selezionare il tutto e poi con lo strumento crea forme o CTRL o COMMAND M vado a selezionare le forme e vado direttamente a riempire con un clic solo le aree destinate appunto a essere popolate e riempite. Vado invece con il tasto Alt e clic da tastiera a cancellare tutte le aree in eccesso che si trovano all'esterno della figura o comunque del perimetro che a me interessa eliminare. Ed ecco qua, ho perfettamente sovrapposto il logo originale. Questo ci fa capire come, grazie ai cerchi proporzionali ottenuti all'interno dei quadrati della sezione aurea, ho ottenuto una figura perfettamente proporzionata e perfettamente coincidente con le larghezze e le altezze dei cerchi della sezione. Ora che abbiamo capito un meccanismo possibile su come sfruttare la sezione aurea per generare una forma assolutamente proporzionata, andiamo a vedere come il rapporto aureo 1,618 agisce e può agire anche per quanto riguarda i testi. Questo può essere fondamentale, per esempio, in materia di gerarchia dei titoli, dei sottotitoli e dei paragrafi all'interno, per esempio, di una presentazione, cosa che vedremo in un video successivo. Andiamo a scrivere quindi il nostro titolo, diamogli un font, nel nostro caso utilizzeremo magari Open Sans.
partiamo da una dimensione magari di 392 punti, ma potrebbe essere chiaramente una qualsiasi dimensione, chiaramente proporzionale all'area di lavoro e al foglio sul quale stiamo lavorando. Dopodiché andiamo a fare una copia, in questo caso sto utilizzando sempre la combinazione di tasti Alt più clic del mouse, e sulla copia selezionata mi sposto sul campo del font, che in questo caso si trova nel pannellino dinamico nella parte superiore. Vado alla fine con il mouse, dopodiché vado a digitare il tasto diviso o sbarra o slash 1,618. Ed ecco qua, ho ottenuto il secondo titolo, che possiamo definire come un H2, esattamente proporzionale al titolo precedente. Andrò a fare quindi la stessa cosa anche per titoli successivi fino a ottenere la grandezza ideale del paragrafo di testo. E questo potrebbe essere, ad esempio, il nostro paragrafo di testo con le dimensioni assolutamente proporzionate rispetto a titoli superiori fino al titolo più grande. Andiamo ora a creare il nostro logo con la sezione aurea. Questo è lo schema che noi potremo riprodurre per poi andare a lavorare con lo strumento CreaForm. Come potete vedere, è uno schema di figure assolutamente simmetriche tra di loro, da sopra a sotto e da sinistra a destra. Questi cerchi sono tutti cerchi generati dalla sezione aurea. Andiamo quindi a selezionare il primo cerchio, quello proporzionato, più grande, e lo andiamo a duplicare. Dopodiché andiamo a duplicare altri due cerchi che saranno posizionati esattamente l'uno speculare all'altro, partendo sempre dal centro del primo cerchio. Andiamo poi a definire una guida, finisce proprio al centro. Seleziono i due cerchi con Shift più clic, i due cerchi più estremi, li vado a copiare e posizionare esattamente alla metà e quindi sulla guida appena trascinata. Posto la sezione un po' più giù. Ora vado a trascinare due guide, una in questa zona di contatto tra il cerchio centrale e il cerchio di sinistra e l'altra guida qui nella zona di contatto tra il cerchio di destra e il cerchio centrale. Ora vado a selezionare lo strumento linea e vado a disegnare una linea che riprende la direzione delle due guide verticali e la direzione della guida orizzontale. Chiaramente le guide verticali e le guide orizzontali avranno un colore di traccia uguale o distinguibile dal colore di traccia dei cerchi finora utilizzati. Stiamo definendo quindi la nostra figura. Possiamo andare a definire anche uno spazio qua sopra e tracciare poi una linea orizzontale che definisca quindi la fine della figura per quanto riguarda la parte superiore. Assicuriamoci che sia perfettamente coincidente con i tre cerchi. Andiamo ora a disegnare due cerchi piccoli, possiamo proporzionarli partendo da questo cerchietto e lo trasciniamo qui, in questa zona. Dopodiché lo andiamo a duplicare, sempre con Alt più clic del mouse, fino a ottenere questa figura in mezzo. Ora selezioniamo entrambi, poi con il tasto riflessione apriamo il pannellino, associamo una riflessione verticale, clicchiamo su copia, poi lo andiamo con lo strumento selezione a spostare nella parte esattamente coincidente sull'altro lato. Anche la distanza è uguale, ci aiutiamo con le guide sensibili e assicuriamoci che siano attivate. Andiamo sul menu visualizza guide sensibili, sarebbero le linee rosa che ci permettono di individuare bene allineamento orizzontale e verticale di un oggetto che viene spostato nello spazio. Dopodiché andiamo a selezionare tutti i nostri cerchi, con lo strumento CreaForm, CTRL Command M, andiamo a definire le zone di interesse. Faccio un clic lì dove voglio che le zone vengano tutte unite. E attivo con Alt la modalità sottrazione, quindi vado a eliminare le zone in eccesso che si trovano all'esterno e che non voglio facciano parte del logo. Chiaramente possono esserci altri punti, in quel caso li andiamo a eliminare. Ed ecco qui la nostra figura. Ora la dobbiamo solo andare a colorare e magari per l'occasione possiamo andare a generare una palette, ad esempio tracciando due piccoli cerchietti, posizionandoli qui nella parte in alto. Dopodiché, con la tavolozza aperta, andiamo a selezionare il primo cerchio, con il contagocce andiamo a dare un colore, poi selezioniamo il secondo cerchio e con il contagocce andiamo a dare un secondo colore. Andiamo a selezionare adesso le singole parti della nostra figura, magari annulliamo il colore di traccia, attiviamo il colore di primo piano e con il contagocce andiamo ad associare i colori scelti.
Chiaramente la scelta dei colori è a nostra discrezione, questo è solo un esempio. Vado a selezionare tutte le forme che compongono il pittogramma, poi CTRL Command G per andare a raggruppare. Ora, una volta che ho realizzato il mio pittogramma, vado a trascinare il logo all'interno del cerchio più grande della sezione area e vedo che è perfettamente coincidente non solo la parte circolare ma anche la parte rettangolare, in questo caso delle orecchie della figura, che vanno poi a coincidere con i lati sinistro e destro del quadrato più grande. Ed ecco un esempio completo di tutto il processo di lavoro che possiamo sintetizzare in questo modo. Siamo partiti dalla sezione, dopodiché abbiamo utilizzato i cerchi proporzionati correttamente, li abbiamo distribuiti in modo da creare una forma assolutamente proporzionata e poi con lo strumento Crea Forme siamo andati a aggiungere soltanto le forme di nostro interesse, eliminando le forme in eccesso, e alla fine abbiamo ottenuto la nostra figura perfettamente proporzionata, come possiamo vedere all'interno della sezione aurea originale. Questa è solo una delle tecniche utilizzate in logo design per progettare e realizzare un logo, ma non è l'unica tecnica utilizzabile, ne esistono altre. Ho realizzato un video in cui ti mostro come realizzare un logo partendo da zero, dall'idea fino alla stesura e definizione finale del progetto e del logo finito. Ti lascio quindi qui il video da guardare e approfondire per non perderti questo altro grande viaggio nel mondo del logo design. Ciao, grazie e al prossimo video!